Hola luchadores e simpatici samurai stecchiti, ben ritrovati dal vostro Silver, qui con uno dei titoli del PSN Plus gratuiti del mese di giugno 2015. Un giochino veramente divertente, io ho provato solo il tutorial che adesso vi mostrerò, lo faremo in compagnia intanto che vi descrivo un attimino il gioco, e si tratta di questo Schools of Shogun. Il gioco è uno strategico a turni, ma molto molto divertente e originale, soprattutto per la trama, che vado a illustrarvi subito. Il nostro Shogun era un grande generale che è morto sul campo di battaglia, trafitto dalla katana dell'ultimo nemico steso morente a terra. Aveva praticamente vinto la guerra e si è fatto ammazzare come un piscuano. Questo gioco si basa sul suo passaggio nell'aldilà. Lui arriverà in vista di questo porto delle nebbie, dove avrà a che fare con questi altri samurai dell'aldilà, che lo accoglieranno trattandolo esattamente come un uomo qualsiasi, un morto qualsiasi. Ma lui non lo è, lui è consapevole di essere un grande generale. Io ora vi salto un attimino questi fumetti che sono conditi da tantissima ironia, perché sennò in 15 minuti di video non riesco a farvi vedere il gameplay del tutorial, che dovrebbe durare una decina di minuti, ma se ci perdiamo in chiacchiere, perdiamo secondi preziosi, non ce la facciamo. Allora, come vedete ora potremo controllare solo il nostro personaggio, ma tra poco la situazione cambierà. Avremo 5 mosse per turno per muovere 5 personaggi diversi, quindi questo vi darà l'idea del fatto che avremo un esercito ben numeroso. Comparirà un raggio d'azione una volta selezionato il personaggio, e sarà il raggio d'azione attraverso il quale lui potrà muoversi, sia che si tratti del nostro Shogun, sia che si tratti di un personaggio secondario. Personaggi secondari già ne riceveremo 2 adesso, che dopo averci visto combattere vorranno mettere le loro spade al nostro servizio. Come vedrete compariranno sulle loro schiene i vessili rossi, che sono quelli del nostro schieramento. Come vedete quello dello Shogun è leggermente strappato, perché i vessilli altro non sono che geniali trasposizioni grafiche della barra di energia. Logicamente qualsiasi cosa noi faremo in ogni schermata di gioco farà incazzare qualcuno. In questo caso abbiamo fatto incazzare la guardia, perché ci dice che qui non si può reclutare. Come vi lascio presupporre, il gioco finisce quando il nostro Shogun viene ucciso, per cui la cosa principale può essere magari giocare un po' riparati e far avanzare altri personaggi a combattere al posto nostro, perché giustamente le truppe pedonali a questo servono, no? A pararci le chiappine. Dopo che avremo fatto il nostro attacco riceveremo un attacco di risposta, e poi avremo un minimo di mossa che ci permetterà di correre ai ripari e spostare un attimo la nostra unità. Come vedete le unità, se messe vicino, creano questa linea fiammeggiante che ci circonda, che è un muro di difesa, e si rivelerà molto utile appunto per le strategie. Gli avversari battuti, come vedete, lasceranno dei teschietti sul terreno, e questi teschietti poi avranno una loro funzione, non solo decorativa. Molto molto originale, divertente e importante. Allora, come vedete il nostro cavaliere è messo maluccio, ma non abbiamo nulla da temere, perché con un attacco del nostro samurai manderemo l'energia 1, anche se verremo feriti, e poi arriverà in campo il nostro prode capo, voilà, lo Shogun, a finire il discorso. Ok, e voilà, come vedete comparire la X nera sulla loro bandiera, saprete che uno di loro morirà senza avere possibilità di contrattaccare. Sarà una cosa molto utile quando avremo a che fare con i livelli un po' più incasinati. Altre cose da tenere presente saranno anche diciamo le disposizioni del terreno. Qui tra poco vedremo subitissimo una delle posizioni di vantaggio che dovremo imparare a sfruttare, e sarà molto anche importante stare attento quando useremo certe posizioni in fase di difesa. Come vedete abbiamo un nemico a cavallo davanti con un raggio d'azione molto vasto e un nemico a piedi dietro, ma questo nemico a piedi dietro è riparato da una roccia, il che non permette di attaccarlo e raggiungerlo da tutti i lati, ma nel contempo è anche su un burrone che dà sul mare, quindi con un bel attacco fisico, tac, voilà, e ciao ciao al nostro simpatico soldatino di latta. Ok, ora la nostra strategia imporrà di mettere in attesa il nostro Shogun il più lontano possibile dal raggio d'azione del cavaliere, e rendere il raggio d'azione del cavaliere più ostico possibile in fatto di movimenti, creando il nostro muretto. Ok, ah, addirittura possiamo anche riuscire ad attaccarlo, forse sì, perfetto.
Come vedete, in questo caso abbiamo una buona posizione di vantaggio e riusciremo a fare 3 danni subendone solo uno di risposta. Questo perché i cavalieri sono più deboli delle truppe di terra. Perfetto, e anche questo turno è andato. Ora sta al nostro avversario, che come vedete ci ha ferito, ma questo gli è costato un altro punto energia. Quindi, facendo le cose per bene, con un solo attacco ancora, riusciremo a porre fine alle sue sofferenze e a questo livello, passando alla schermata successiva, dove scopriremo quanto siano divertenti le cose. Qui noi vediamo considerati, come vedete dal messaggio, sporchi Ronin. I Ronin sono samurai senza padrone, il samurai cui imperatore o shogun è morto. Qua siamo di fronte alle cosiddette, chiamiamole, porte dell'aldilà. Questa è la coda che si prospetta davanti a noi, una coda abbastanza lunghetta con un tempo d'attesa di 510 anni. La qualcosa fa incazzare non poco il nostro shogun, che vede di subito alzare la voce e far capire di volere un po' di priorità, che lui vuole essere giudicato adesso. Non gliene frega niente del fatto che l'ultimo sia in coda già da 20 anni e gli altri chissà dove sono andati a finire, come se fossero 20 anni che non muore nessuno. Però questa cosa, che noi alziamo la voce, fa incazzare nuovamente le guardie dello schieramento blu. Che ci danno dell'impostore, perché dicono che Akumoto, lì come cavolo si chiama, è un generale con cui loro stavano parlando. Qui la disposizione del terreno già cambia ulteriormente la strategia e soprattutto, come vedete, ci sono due cavalieri, due samurai e due in alto nascosti dal fumetto Battaglia Battaglia, che vedrete adesso, che entreranno in scena in un secondo momento, non troppo secondo, dopo 2 o 3 turni. Ok, e noi vedremo dallo schieramento dei neutri arrivare altra manforte. E qui raggiungeremo il numero massimo, fra virgolette, di truppe che possiamo muovere all'interno di un solo turno. Quindi cominceremo creando uno schieramento difensivo. Ok, cerchiamo di farlo più rapidamente possibile. Come vedete, i due alleati vicini creano questo muro, come dicevamo. E adesso vedremo un'altra funzione molto molto interessante e divertente. A me è piaciuta un sacco. Ok, perfetto, la difesa l'abbiamo creata, il nostro shogun è abbastanza al riparo. Adesso arriverà il simpaticone qui ad attaccarci. Qua si ripropone la stessa scena di prima al rovescio, perché stavolta è lui ad avere questo vantaggio a livello di danno arrecato. Sarà lui a farcene 3, però tra poco vedremo che con le truppe di terra possiamo recuperare rapidamente questo svantaggio. Ok, vedete, 3 di danno contro 1 e brillantemente, facendoci ferire un secondo samurai, potremo bellamente, no, non dobbiamo neanche farcelo ferire. Fantastico, avevo fatto già male i conti, a parlare mi sono perso via nei meandri dell'illogica. E vedrete che troveremo il teschietto a terra dell'avversario che abbiamo appena battuto. Ok, però il teschietto continua a blaterare e questo farà incazzare il nostro shogun. Praticamente è un gioco di schieramenti incazzati, semplice, e ci esorterà a mangiare il teschio. Lo faremo mangiare al nostro cavaliere, perché mangiare un teschio fa recuperare l'energia, non solo fa eventualmente, mangiando più teschi, fa comparire un secondo vessillo che potremo riempire di energia. Voilà. Ok, perfetto, bravissimo. Ok, andiamo di creare il muro. Benissimo. Perfetto, come vedete è un gioco strategico ma abbastanza facile, dinamico, divertente. Vi ricordo che io ho solo fatto il tutorial, sto vedendo per la seconda volta praticamente questa cosa. Tra poco scenderanno in campo anche i due prodi messeri che abbiamo lasciato là sopra. Ok, adesso nel frattempo stanno arrivando anche gli altri a darci manforte, cioè dar loro manforte, non a noi chiaramente. A noi danno solo manate sulla faccia. Perfetto, come vedete ora lo schieramento è fatto. Allora vediamo un po', ci vale la pena di attaccare con lui. Ok, voilà, che subisce poco danno. Ok, attacchiamo anche con lui e uno ce lo siamo levati sapidamente dalle pigne. Ok, aspetta lì, mandiamo avanti lui a far merenda.
e come vedrete, tac, mangiare il teschio farà recuperare ben 3 punti energia anche lui, che tornerà nel nostro schieramento. Opla, molto rapidamente, perfetto. Ora facciamo avanzare il nostro cavalierino fino a qui. Ok, non è un'ottima mossa attaccare la truppa di terra, ma d'altronde sì, per ora va bene. Voilà, anche perché tra poco avremo finito i turni, quindi abbiamo poco da far ballare l'orso. Vediamo. Ok, parcheggiati lì, perfetto. Lo Shogun ha un raggio d'azione troppo breve, mentre invece il nostro prode cavallino ce la può fare ad attaccare. Ok, perfetto. Ora questa cosa fa sì che questo piccolo samurai, qualsiasi attacco porti a termine, si veda sconfiggere, salvo che riesca a mangiare un nostro teschio, anche se non ricordo se loro l'abbiano fatto nel tutorial, ma vabbè, tant'è, ce lo vedremo a breve. Come vedete, anche l'intelligenza artificiale del gioco stesso sa prendersi i suoi vantaggi, sa andare a colpire i personaggi un attimino più fragili. E voilà, infatti, come vedete, un nostro prode guerriero è stato sconfitto. Logicamente veniamo esortati a non mangiare anche i teschi dei nostri compagni, perché sarebbe una cosa abbastanza tediosa, diciamo. Ok, possiamo decisamente far mangiare il teschio a lui. Ok, conferma. Perfetto, con tanto di ruttino, in modo che recuperi un bel po' di energia. Perfetto. Esatto, se mangiamo il terzo teschio succede qualcosa di divertente. Spero di riuscire a farvelo vedere. Allora. Ok. Ferma, attacco. Perfetto. E rimettiamolo a posto. Attacco. E poi rimetteremo a posto anche te. Voilà. Ok, attacco, e ci siamo levati un altro avversario dalle scatole. Ok, aspetta qui, vediamo ora se il tizio cercherà di circunnavigarci. Intanto noi allontaniamo e mettiamo ancora più al sicuro lo Shogun, che torna buono, anche perché adesso dovremmo, se non ricordo male, prenderci un altro vantaggino noi tra poco, alla fine del loro turno. Ok, perfetto, grazie. E voilà. Allora, è lui che deve mangiare il teschio. Perfetto. Mangiare il terzo teschio, oltre a conferire molta più energia, trasforma il nostro prode samurai o cavaliere in un demone. Il demone ha il vantaggio, non ha poteri speciali intanto, ma ha il vantaggio di poter fare doppie azioni, per cui potrà attaccare due volte per turno. Gli faremo attaccare il cavalierino qua. Voilà. Eccoci, e loro chiamano i rinforzi, ma anche noi chiamiamo i rinforzi. Voilà, e vedremo arrivare un arciere che non potrà essere attaccato dalle truppe di terra, ma si rivelerà molto molto utile per lo svolgimento del resto della battaglia. Ok, allora lo facciamo aspettare qui. Perfetto. No, così selezioniamo il nostro arciere, attacca, assolutamente sì, fa 3 bei dannuzzi al nostro simpatico avversario. Ok, ci mettiamo qui in modo da essere vicini alla posizione di difesa. Conferma. E voilà, ci prenderemo un danno, ma al prossimo turno potremo appunto mangiare un teschio e qui finiremo l'opera attaccando così, e potremo far mangiare i teschi, che saranno 2 sul campo, ai nostri altri 2 guerrieri. E voilà. Ok, possiamo andare a prendere lo Shogun e farlo avvicinare al campo di battaglia. Insomma, come vedete, è uno strategico a turni molto divertente. Il tempo purtroppo per farvi vedere la fine del livello ci manca, e ci saluteremo qui. Io mi raccomando, se il gioco vi intriga e vi interessa, è molto, come detto, dinamico e divertente, condito da tantissima ironia, ve lo suggerisco veramente calorosamente. Quindi voi scaricatelo, è gratis, non costa nulla e vi resta in libreria. Quando avrete voglia di giocarlo, lo giocherete. Come sempre io vi saluto, vi invito a lasciare dei bei pollicioni là in su e ci vediamo col prossimo giocone. Ciao ciao! Oh.